genio creativo incredibile, perché in tempo reale aggiornava l'audiolibro, una cosa, una scrittura in tempo reale, ed è stata un'esperienza unica. L'audiolibro è uscito, abbiamo lavorato con lui, è uscito a dicembre dell'anno scorso, e siamo stati un mese, è stata un'esperienza straordinaria, siamo stati un mese in studio di registrazione con lui, che in maniera straordinaria, leggendo l'audiolibro, in tempo reale lo ha riscritto e aggiornato, cioè ha aggiornato ai tempi odierni, l'ha modificato, ed è questo è stato un esempio per noi pazzesco di creatività. Lui, tra l'altro, da tutti, diciamo, da alcuni identificato come burb, con carattere particolare, noi è stato di un affetto incredibile, di una sensibilità, di una generosità che ci ha molto stupito, perché lui soffriva di diabete, quindi le sue condizioni di salute era affaticato, era stanco, e quindi invece ci ha stupito proprio la sua generosità, cioè di voler dare il massimo in questo lavoro a cui lui teneva molto. In realtà il suo essere burbero è un atteggiamento di difesa, è come un bambino, no? È incapace fisiologicamente di cattiveria. Quindi può succedere che una persona con una grande personalità, un grande ego, questo sicuramente, ecco, fosse, essendo quindi un grande accentratore, poteva succedere che nella conseguenza delle sue azioni, ecco, potesse anche essere, come dire, uno molto anche ingombrante, e questo molti possono avere testimonianza. Ma appunto, al di là di quella che nel momento in cui si entrava in sintonia con lui dal punto di vista umano, era una persona persino dolcissima, sembrava veramente un bambino con la barba, cioè in lui c'era l'entusiasmo, la curiosità, persino l'ingenuità del bambino, il sorriso,